Grazie per esserci, perché è importante esserci, questa è sicuramente la prima verità, è importante esserci nei luoghi di partecipazione democratica e quando si toccano argomenti importanti come quello che stiamo per affrontare. Ne affronteremo diversi in realtà, uno insomma è quello che poi purtroppo tiene un po' le fila dell'esistenza di tutti noi, cioè i soldi, l'economia, la finanza. Per la verità, quando mi è stato proposto di moderare questo dibattito, come si diceva una volta, chiamiamolo piuttosto incontro, qualche perplessità l'ho avuta, perché comunque sono argomenti che richiedono una preparazione specifica e attenta. Ovviamente io sono una giornalista, infarinature ne ho, però ho anche pensato, quantunque i numeri mi siano antipatici, ho anche pensato di trovare un po' la chiave di questo incontro nella semplicità, che è un po' anche la chiave che mi contraddistingue come giornalista. Vorrei essere semplice, vorrei che i miei ospiti fossero semplici e chiari e pratici, e che mettessero anche da parte un po' l'eloquio del politico, nel caso dei politici, e degli altri, ognuno per il suo, e insomma andassero un po' sul concreto, sul pratico, sul comprensibile per chi ha ancora dei dubbi, delle perplessità, delle curiosità da soddisfare in relazione a questo momento economico del nostro paese e in particolare a questa manovra finanziaria. Detto questo, vi presento subito i nostri ospiti, cominciando per cavalleria dall'onorevole Vittoria Di Cecco, che è alla mia sinistra, dal sindaco di Abateggio Antonio Di Marco, dal senatore Giovanni Legnini, il sindaco di Canella Giorgio D'Ambrosio, il segretario della UIL Roberto Campo e il direttore della CNA Graziano Di Costanzo. Dunque un panorama completo per affrontare questi argomenti, perché i sindaci per esempio sono stati, sono ancora anzi sugli scudi in battaglia in questi giorni per tutto ciò che si è tentato, si tenterà di fare a proposito della riduzione dei comuni, della soppressione, dell'accorpamento, insomma chiamiamolo in vari modi. Io vorrei però cominciare, poi arriveremo naturalmente a parlare con i sindaci, vorrei cominciare dal senatore Legnini per fare un piccolo passo indietro. Io mi sono chiesta, così pensando a come affrontare questa serata, mi sono chiesta, anzi ho pensato, ci è stato detta una cosa, qualche anno fa ci è stata detta una cosa, ci è stata anche promessa una cosa. È arrivata una persona che ha detto, io un modo, come dire, corretto e sano di gestire delle aziende, ho pensato che in fondo la nostra azienda Italia tale è, sicuramente potrò gestire l'azienda Italia allo stesso modo di successo in cui gestisco le aziende. Una ricetta che per vari motivi sembra non aver funzionato, motivi anche contingenti, anche internazionali, di crisi innegabile e globale. Mi chiedo, è la ricetta che non ha funzionato o non è stata applicata, oppure davvero il paese è qualcosa di diverso da un'azienda? Senatore Vittorio. Come facciamo? Ma credo che innanzitutto buonasera a tutti. Chiunque di noi può dare una risposta a una domanda che è molto importante ma è semplice. Per corrispondere alla sollecitazione che tu ci facevi, non voglio complicarla. È evidente che i risultati della gestione Italia, chiamiamola così, si sono rivelati a distanza di tanti anni a dir poco deludenti, ma possiamo dire senza rischio di enfasi, di enfatizzare, fallimentare, a differenza delle sue aziende che invece sempre vanno bene, quindi insomma, credo, ma insomma sono andate bene, pur sempre l'uomo più ricco d'Italia, diciamo, quindi non c'è paragone, diciamo, tra le due funzioni. Poi si può opinare anche sul modo in cui è nata quell'azienda, lasciamo perdere.
Mi interessa invece nel fornire questa risposta e nel raccogliere appunto l'invito alla semplicità, spiegare in estrema sintesi perché non è andata così e perché oggi non noi che stiamo all'opposizione, ma un amplissimo arco di forze, di politiche, sociali, datoriali, sindacali, di commentatori, di opinionisti nazionali e internazionali sostiene questa tesi, cioè che questa politica, l'esito, la conclusione di questa politica è quella che è fallimentare, quindi è giusto per il paese, non per una parte politica, sgombrare il campo. A me è impressionato il fatto che è accaduto qualche giorno fa e credo non sia sfuggito a molti di voi il fatto che contemporaneamente i quotidiani, tra i due più autorevoli quotidiani italiani, lo stesso giorno, Sole 24 Ore e Corriere della Sera, nel fondo hanno chiesto in modo espresso le dimissioni del Presidente del Consiglio. Sappiamo qual è la proprietà, la linea politica, la linea editoriale di quei due quotidiani. Per dire che siamo arrivati in profondità, non so a voi, ma a me capita, andando in giro in questi giorni, ascoltare una sola domanda: quant'è che finisce questa storia? Perché è un problema, la permanenza di questo governo, non solo del Presidente del Consiglio, ma in particolare del Presidente del Consiglio, è un problema per l'Italia. E perché è un problema? La manovra finanziaria, non voglio proprio, mi dici tu quando mi devo fermare. Brevità. La manovra finanziaria, avete sentito una valanga di numeri, di cifre, noi siamo stati 2 mesi, luglio-agosto, a discutere di una vicenda complicatissima. Un dibattito lunghissimo. In breve si è scoperto che ciò che avevamo ripetutamente e ossessivamente ascoltato nell'arco degli ultimi 3 anni, ma che avevamo ascoltato anche nel quinquennio 2001-2006, non era vero. Cioè che i conti erano a posto, che l'Italia era uscita meglio degli altri dalla crisi, che noi eravamo stati più bravi, che noi non avevamo problemi, che eravamo in sicurezza, che il risparmio degli italiani, che le mani in tasca degli italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto ciò si è improvvisamente rovesciato, e si è rovesciato non appena si è verificato questo attacco speculativo, questa crisi finanziaria che non ha origine in Italia, ma che in Italia ha trovato il terreno più favorevole. E perché ha trovato il terreno più favorevole? Perché noi abbiamo un primato, lo conosciamo tutti, per essere semplici, siamo il paese europeo più indebitato. Quindi il problema dei problemi è questo: una famiglia, per essere semplici, un'azienda, un paese, una regione, un comune, qualunque organismo collettivo che si basi su un bilancio, può sostenere un debito anche molto elevato se il suo fatturato, se il suo reddito, se le sue disponibilità crescono o comunque sono in misura tale da poter sostenere quel debito. Il nostro paese non cresce, quindi non è solo un problema di debito eccessivo, che c'è, ma è un problema di stagnazione, prima recessione, oggi stagnazione dell'economia. Quella combinazione di questi 3 elementi, inaffidabilità e non credibilità della classe politica, elevato debito pubblico, economia che non cresce, ha creato questa situazione di stress, diciamo così, sui mercati finanziari, sul nostro debito, e di gravissimo rischio per il nostro paese. 59 miliardi di euro a regime di correzione dei conti, una cifra enorme, che non saranno sufficienti. E il fatto che non saranno sufficienti, noi l'abbiamo detto e ripetuto e argomentato, ma chi lo dice oggi non siamo più solo noi, ce lo dicono tutti quei commentatori, osservatori, attori politici e istituzionali a cui mi riferivo prima. Quindi che cosa accadrà? Ci arriviamo. Ci arriviamo.
perché dovremmo anche capire invece cosa si poteva o si potrebbe fare di diverso, perché come si dice si espone ma si propone poi giustamente. Allora intanto andiamo avanti, io volevo fare una domanda all'onorevole Vincecco, sempre rimanendo naturalmente nell'ambito della manovra. Berlusconi l'ha definita una manovra miracolo, Bersani l'ha definita la manovra più grave della Repubblica, Maurizio Crozza l'ha definita una manovra classica, perché in fondo si limita ad aumentare le tasse e questo è sempre un classico. Qual è la verità delle tre? Dobbiamo unirci ad un altro strumento, perché diciamo che tutte e tre hanno detto la verità. Noi la manovra economica ce la immaginavamo come un'azione riparatrice a tutte le brutte figure che l'Italia ha fatto di fronte all'Europa e ai mercati finanziari. Ci immaginavamo che la manovra dovesse avere un obiettivo per seguirlo, una strategia da seguire che avesse anche lo sviluppo del paese insita nei ragionamenti. Invece già da quando è iniziata ad essere costruita ci siamo accorti che purtroppo la manovra non solo era inutile, non solo era ingiusta, ma era anche dannosa. Ci siamo accorti che non avrebbe portato nulla di buono al bilancio del paese, anzi avrebbe creato i presupposti per impoverire ancora di più il paese. E ci saremmo voluti sbagliare, però purtroppo le agenzie di rating Standard & Poor's hanno confermato i nostri timori, le nostre preoccupazioni. E abbiamo visto appunto che questa manovra, che non doveva mettere le mani in tasca agli italiani, ha portato 38 miliardi di entrate e prevede 38 miliardi di entrate e 18 miliardi di tagli. Tagli di cui 6 non entreranno, ridurranno saluto il senatore Marini e lo ringrazio di essere venuto. Per cui la manovra non piace a nessuno, non piace ai mercati finanziari, non è piaciuta alle agenzie di rating, non piace ai cittadini, perché la gente purtroppo con la crisi che va avanti e con la stagnazione che c'è si impoverisce ancora di più e tra l'altro il sociale viene mortificato. Gli amministratori, i sindaci, i presidenti delle province non sanno come far fronte alle esigenze dei cittadini che già hanno grossi problemi. L'IVA è aumentata dal 20 al 21%. Questo problema degli enti locali lo si deve approcciare in modo abbastanza importante, perché i territori e le funzioni che hanno non devono essere sono preziosi e quindi non devono essere cancellati con un colpo di matita. Prima bisogna capire dove e come reimpegnare le persone che lavorano e che cosa significa per i territori, per esempio anche per il nostro territorio pescarese. I territori limitrofi sono importanti perché Pescara ormai ha le caratteristiche di una grande città metropolitana e quindi è importante che gli enti locali abbiano le loro funzioni. Allora, andiamo avanti perché
giustamente raccolto il mio invito alla sintesi, riusciremo anche a avere più spunti, quindi a fare più domande o comunque a ottenere anche più chiarimenti. Tra l'altro, appunto, è arrivato anche il senatore Marina, al quale sono affidate le conclusioni di questo incontro. Quindi adesso passerei a un settore specifico, in particolare parliamo di artigianato, ma comunque di commercio, ma comunque di quella che è stata chiamata in questo senso una manovra depressiva. È vero che è una manovra depressiva, lo chiedeva Graziano Di Costanzo, nel senso che aumentano i prezzi, diminuiscono i consumi, è sempre così, è un assioma assolutamente accertato, o invece comunque su certe cose gli italiani non si preoccupano più di tanto di spendere, per esempio, e continueranno a spendere pur con prezzi aumentati, e non parliamo di beni di prima necessità, che peraltro includono l'iPad, ma questo è un altro discorso. Grazie e buonasera a tutti. Sì, io penso che noi stiamo un po' raschiando il fondo del barile, e quindi un mondo come quello che noi rappresentiamo, che è fatto sostanzialmente di microimpresa e che vive con il mercato interno, l'aumento dell'IVA, una manovra che agisce per 2/3 su nuove entrate e solo per 1/3 di tagli, creerà ulteriori problemi in questo paese. D'altronde tutti i grandi istituti internazionali hanno dimezzato le stime di crescita per l'Italia sia quest'anno che l'anno prossimo. Bisogna dire una cosa però, la manovra, cioè, adesso possiamo discutere sulla qualità, ma una manovra, e probabilmente diceva il senatore Legnini ed ha ragione, di questa entità o anche di entità superiore, era indifferibile. Noi abbiamo un debito pubblico di 1.900 qualcosa miliardi di euro, di cui 900 sono in mano a stranieri. Ecco, queste persone, per riacquistare il debito pubblico italiano, vogliono alcune certezze. La prima riguarda la credibilità della classe politica e del governo. Lo diceva il senatore Legnini, io lo voglio sottolineare perché noi siamo un'organizzazione, insieme ad altre quattro abbiamo dato vita a Rete Impresa Italia. Noi non facciamo politica, ma in un frangente così difficile come quello che sta attraversando il nostro paese, non solo la Marcegaglia, ora la Marcegaglia si nota un po' di più perché ha a disposizione mezzi di comunicazione molto più forti dei nostri, ma anche la CNA insieme a Rete Impresa Italia 3 giorni fa ha detto con chiarezza e con nettezza che questo governo ha finito il suo tempo. Noi abbiamo bisogno di voltare pagina, perché un'economia non è fatta solo di dati, di indici, di produttività, di fatturati, è fatta anche della qualità e della credibilità che un governo ha nei confronti degli investitori esteri. Ecco, noi riteniamo che questa manovra che è stata fatta, ripeto, non coglie solo i saldi, quindi quando si tirano le somme, quelle somme dovevano ridare, perché abbiamo visto tutti quello che sta succedendo nelle borse, però non coglie quelli che sono invece gli elementi decisivi per il rilancio di questo paese. Lo dico in un minuto, noi siamo ormai abbiamo un paese che ha una spesa pubblica fuori controllo, noi non siamo per un taglio indiscriminato, ma ormai non è più possibile agire sul lato delle imposte, abbiamo una pressione fiscale che ormai si avvicina al 44% del reddito prodotto, e noi viviamo in una regione, poi magari lo diremo meglio, che oltre a quello alla tassazione nazionale ha 1 punto di IRAP per la sanità e 0.5 di IRPEF sulla sanità, quindi noi a quello dobbiamo aggiungere ulteriori tasse. Se noi non ci mettiamo nell'ottica di attuare una opera fortissima di semplificazione della pubblica amministrazione, io questo lo dico perché noi che rappresentiamo imprese che hanno, diciamo, da 1 a 9 dipendenti principalmente, tenete conto che in Abruzzo questo gruppo di imprese o in Italia occupano il 53% del totale degli occupati,
quindi non stiamo parlando di un settore marginale. Il rapporto con la pubblica amministrazione è un rapporto assolutamente inefficiente che costa centinaia di milioni di euro al mondo delle imprese. Dobbiamo procedere verso privatizzazioni importanti di quello che il, diciamo che il, lo Stato o gli enti locali fanno, e dobbiamo attuare una forte liberalizzazione. Diciamo Bersani aveva iniziato, ed era importante quello che stava facendo, verso libere professioni, verso tutti quei mercati protetti, perché noi poi parliamo tanto di mercato, di libero mercato, ma poi siamo un paese che non si sa perché si va sempre a mettere nei regimi dove ci sta più monopolio, no? I grandi industriali che comprano le autostrade o le catene di autogrill. Allora, noi abbiamo bisogno di fare, uso una parola che forse sembrerà strana in questo consesso, una rivoluzione in questo paese. Prima di tutto dobbiamo mettere a posto i conti, dopodiché dobbiamo fare una serie di cose che non sono più differibili, altrimenti corriamo il rischio di avere un fortissimo declino. Io adesso non voglio evocare la fine della Grecia, ma sicuramente siamo in un percorso molto difficile. Grazie. E proseguiamo con Roberto Campo, poi andiamo a parlare anche con i sindaci. Cerchiamo di dare una specificità a ciascuno dei nostri ospiti, chiedo sempre risposte sintetiche. Roberto Campo con la UIL, con altri sigle sindacali, si è speso in questi giorni a proposito del famoso patto per lo sviluppo e di tutti i confronti che ci sono stati anche a livello ministeriale, e quindi scendiamo un po' proprio sull'Abruzzo, nella nostra regione. Un pochino ci dà l'abbrivio quello che diceva poco fa di Costanzo, cioè noi non dobbiamo fare i conti solo con quanto deciso a livello nazionale, ma con le nostre problematiche interne che aggravano ancora di più la situazione. E lei pensa che si possa riuscire a trovare un percorso comune, per esempio anche a livello sindacale, e quindi intraprendere delle battaglie comuni per ottenere, come in parte si è cercato di fare a proposito del patto per lo sviluppo, qualcosa? Ma io intanto penso che parlare adesso del patto per l'Abruzzo è collegato ovviamente con quello che stavamo dicendo, perché un elemento che tutti hanno rilevato che manca totalmente nella manovra è uno stimolo allo sviluppo, e Graziano giustamente confermava l'effetto depressivo che ha una manovra fatta quasi totalmente sull'aumento delle entrate con nessuno stimolo allo sviluppo. Nel nostro piccolo noi abbiamo affrontato un pezzo di questo ragionamento. Io velocissimamente vorrei dire questo, che intanto penso che l'Abruzzo sia una regione nella quale non si può non ricercare una grande alleanza. Mi viene da dire, scimmiottando uno slogan, se non in Abruzzo dove? Considerando la perdita di peso politico della nostra regione a livello nazionale per tutta la storia passata, e la necessità quindi anche attraverso l'alleanza di tutte le forze di pesare. Un secondo elemento che vorrei, visto che la sua domanda lo adombrava, sottolineare è che noi per questa ragione, pur in un contesto di rapporti sindacali che è molto critico come sappiamo a livello nazionale, abbiamo fatto un'alleanza importante, CGIL e CISL e UIL, che credo che valga qualcosa, anche perché nonostante tutto quello che continua comunque a succedere fuori, questa cosa regge e vissuta con impegno. Poi naturalmente quando si fa il bilancio di quello che si ottiene è giusto essere estremamente realisti e con i piedi per terra. Io sono per evitare i trionfalismi che ho sentito, però sono anche per dire che alcune cose importanti sono anche venute fuori. In particolare vorrei sottolineare che effettivamente il FAS di tutte le regioni meridionali è stato in pericolo. Veramente il governo ha pensato di sottrarre quelle risorse per metterle nella manovra. Veramente l'azione dei parlamentari è stata importante per impedire questo, ma altrettanto importante è stato andare subito dopo a Roma e cercare
di effettivamente sbloccare queste risorse, anche se fino a che non ci sarà la delibera CIPE io sono per avere un atteggiamento da San Tommaso. Poi naturalmente ci sono altre parti di questo confronto col governo che sono invece ancora tutte da vedere, bisogna starci dietro, bisogna insistere. Quello che io penso è che è la strada giusta. Ripeto, con estremo realismo, non dobbiamo fare festa quando le cose non sono ancora ottenute, però quel percorso io lo ritengo valido. Continuiamo a parlare di comuni. Come dicevo poco fa, i sindaci sono stati protagonisti in questi ultimi tempi per quelle misure, anche un po' pasticciate, come un po' tutta la manovra che ha visto diverse versioni, la soppressione, l'accorpamento, il sindaco Podestà, a un certo punto era venuto fuori una specie di figura da altri tempi. A che punto siamo, Ambrosio? Abbiamo sgombrato il campo da questi pericoli? Sono pericoli o piuttosto invece bisogna andare avanti su questa strada magari con altri sistemi? Ma io penso che è un pericolo che ancora incombe e che i principi indicati in questa manovra sono ancora una volta confusionari, vanno in una linea che poi sono gli ultimi 2 anni che sono sempre provvedimenti che si ricorrono e spesso smentiscono ciò che si è fatto in anticipo. I piccoli comuni, meglio di me lo potrà dire il sindaco di Abateggio, sono un elemento essenziale, è la sentinella del territorio, il cittadino, il primo impatto è sempre con l'amministrazione comunale, è importante. La gestione dei servizi associati è una necessità e penso che noi già ci stiamo lavorando autonomamente al di là dell'imposizione legislativa, perché ritenevamo che l'economicità della gestione sia un fatto importante. Ma ciò che oggi preoccupa ancora di più sono le continue incertezze e i continui salassi che si abbattono sulle nostre comunità. Cito un fatto: questa manovra che toglie tanto al mondo del pubblico e non del pubblico, per i comuni c'è una forte riduzione. Cito un dato, è uno studio che ormai abbiamo elaborato anche insieme all'ANCI e abbiamo i dati anche della regione Abruzzo, la simulazione. Cito il mio comune, Pianella, 8.200 abitanti di riferimento, anche se ne sia qualcosa in più, avremo un taglio di 280.000 euro che si vanno a sommare a 180 dell'anno scorso, che si vanno a sommare a ciò che abbiamo perso per l'ICI, che il governo nazionale ha sempre rimborsato in parte, eccetera, eccetera. In più ci sono poi i tagli di riflesso, perché i tagli alla regione Abruzzo significa che la regione non va a erogare più i servizi. Sono anni che nel bilancio regionale non ci sono fondi per acquistare scuola bus, la spesa per il sociale si va sempre più a ridurre. Questo è il quadro in cui siamo messi. E in più si è parlato di federalismo, quello che doveva essere quella riforma che tutti ci aspettavamo, alla fine l'avevamo accettata, oggi di fatto viene smentita. Da quello che era l'autonomia impositiva, oggi si lavora con partecipazione al gettito, oggi si ritorna all'addizionale. Altro aspetto più odioso: chi governa e va in televisione dice vabbè, cerchiamo di ridurre, ma noi dove li prendiamo i soldi? E si dà la possibilità di adeguare l'addizionale IRPEF o altri balzelli. Questo è il quadro che purtroppo non ci dà possibilità delle certezze. Ma la cosa più odiosa è che si parla di sviluppo, l'Italia è in ginocchio e i comuni non vengono messi nemmeno nella possibilità di investire. Chi ha i soldi oggi non li può spendere, perché c'è questo benedetto patto di stabilità che impone alcuni vincoli. Ma io penso che sia giusto, noi dobbiamo partecipare sanamente, ma per le somme già impegnate, per i debiti già contratti, l'ANCI per esempio proponeva svincoliamo i residui passivi per una quota almeno del 50%. Se hanno somme impegnate non spese, anche lì niente si fa. C'è scarsa attenzione, ma se volete il mio giudizio, anche qui sono dei dati statistici, il debito pubblico italiano non dipende dagli enti locali, sono altri che l'hanno creato e lo vanno a ingigantire. Noi incidiamo in una misura minima, anche perché siamo quelli che hanno quotidianamente il controllo dei cittadini sul nostro operato. Grazie, un pochino allo stesso argomento lo giro, insomma più o meno la stessa domanda a Di Marco, al sindaco di Abateggio, perché anzi il comune è ancora più piccolo e quindi ancora più toccato da questi fantasmi a rischio soppressione, non è una bella cosa da dire, però. Grazie, saluto tutti. Ma per noi è stata un'esperienza allucinante quella che abbiamo vissuto
dopo il 12 agosto, diciamo i comuni italiani sotto a 1000 abitanti in un certo momento hanno pensato di trovarsi in un'altra nazione, perché veramente ci siamo sentiti assolutamente considerati dallo Stato, diciamo dall'istituzione più alta che quella della nostra, diciamo, Repubblica, e quindi anche dal Presidente della Repubblica Napolitano. Il sentimento che viviamo a livello nazionale è di estrema gravità rispetto al provvedimento approvato recentemente alla Camera e al Senato, inerente appunto il decreto, per vari fattori che evidentemente interessano ancora oggi i piccoli comuni italiani. Non è finita la vicenda, diciamo, della soppressione dei comuni. Attualmente c'è un provvedimento approvato che prevede la presenza del sindaco e 6 consiglieri comunali per i paesi sotto a 1000 abitanti. Quindi non ci sarà più un assessore, non ci sarà più il vice sindaco, ma la cosa più grave è che si prevede addirittura il patto di stabilità per i comuni superiore a 3000 abitanti, che è un limite alla crescita e anche allo sviluppo della nostra Italia. Noi eravamo abituati a quello che Ciampi aveva sempre sostenuto, che i piccoli comuni italiani rappresentassero in qualche maniera la spina dorsale della nostra bella e straordinaria nazione. Evidentemente questo al governo attuale non ha assolutamente interessato nulla, ma dico di più, l'esperienza dei piccoli comuni italiani che hanno fatto grande l'Italia dal punto di vista della specificità, nonostante la loro, diciamo, piccola presenza territoriale, però grandi risorse a livello ambientale, naturalistico, e sicuramente tramite i borghi più belli d'Italia è riuscita anche a far conoscere meglio l'Italia nel mondo. Tutto questo è stato, come dire, in un solo colpo cancellato. Sembra quasi che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dimenticato completamente il ruolo strategico di sentinelle, di referenti territoriali, e poi ha pensato, evidentemente per accontentare più che altro l'opinione pubblica italiana, perché qui bisogna anche tener conto di questo, perché c'è un governo che ha scelto questo provvedimento, però l'opinione pubblica, a nostro giudizio, in qualche modo ha pensato per un attimo di dare anche ragione al provvedimento approvato dal decreto Berlusconi, perché hanno giustamente fatto un battage pubblicitario dicendo che eravamo quelli che hanno aggravato il bilancio dello Stato, quindi sopprimendo in prima battuta i 1970 comuni in Italia significava risolvere il problema delle finanze dello Stato. Quando ci si è resi conto che questo non era assolutamente vero e che i numeri che noi abbiamo dato erano tali da far capire che forse le spese andrebbero tagliate altrove, anche all'interno del Parlamento, casomai riducendo il numero di parlamentari e di senatori, su questo si è cominciato a discutere in modo diverso. La manifestazione che abbiamo fatto il 26 agosto davanti a Montecitorio, a Roma, ha visto una straordinaria partecipazione di sindaci, soprattutto abruzzesi, perché dimentichiamo che in Abruzzo si parla di 106 comuni coinvolti, quindi un terzo dei comuni attualmente diciamo presenti. Però su questa esperienza sembra anche in Abruzzo che il governo regionale abbia colto l'occasione per determinare assoluto silenzio. Ed è la cosa che più a noi ci ha sfiancato, è vedere esattamente, lo dico senza timore di essere richiamato, anche i partiti per un attimo troppo attenti a vedere qual era l'esito del decreto Berlusconi anziché intervenire immediatamente. Io ho detto questo anche al nostro segretario regionale, perché noi abbiamo la necessità come piccoli comuni di avere degli strumenti identici a quelli dei comuni più grandi, se dobbiamo esistere ancora, altrimenti oggi si parla di comuni sotto a 1000 abitanti, qua vedo diversi sindaci, sindaco di Santufino a Maiella appena eletto, il vice sindaco di Sale ed altri ancora, sotto a 1000 abitanti, che rappresentano la tutela e la difesa ogni giorno dei territori, soprattutto le aree interne. Chi si farà carico di questo? Allora ecco il tema ancora più incentrato su una politica che la nostra regione avrebbe dovuto fare di difesa a questo decreto scellerato. A me ha fatto piacere vedere nei giorni scorsi la proposta del capogruppo d'Alessandro, che prima vedevo che era qui, che chiede appunto un ordine del giorno per impegnare il governo della regione Abruzzo a chiedere di non applicare questo decreto, di farlo rientrare casomai nel discorso delle mille proroghe, per evitare che sia applicabile subito, perché noi avremo problemi seriamente problemi di
gestione del territorio anche con questa stesura nuova, e non vogliamo assolutamente passare come quelli che sono gli spreconi del bilancio dello Stato, assolutamente su questo non ci siamo, e aspettiamo anche un prossimo invito da parte del Presidente Napolitano, al quale abbiamo chiesto un incontro, e lo faremo a livello nazionale e poi vi diremo cosa faremo. Comunque siamo molto incazzati, i sindaci abruzzesi sotto i 1000 abitanti sono molto ma molto incazzati. Non è finita qui, lo dico al PD regionale, lo dico anche ai nostri parlamentari nazionali, che tra l'altro grazie al senatore Legnini ha visto anche questa sua presenza nella commissione bilancio difendere le ragioni dei piccoli comuni. Io avevo sentito il presidente Marini che mi diceva che su questa esperienza avremmo avuto tutte le difese possibili, però è evidente che quando si è in opposizione più di quello che si è fatto non si poteva. Grazie. Ci sarebbero e ci sono tantissimi argomenti che si potrebbero tirare fuori da un unico argomento, che è appunto quello della manovra finanziaria. Cercherò di condensarne almeno un paio nella domanda che sto per porre e alla quale vorrei che rispondeste un po' tutti, così facciamo un giro completo. Al di là delle parole di Emma Marcegaglia rispetto alle dimissioni di Silvio Berlusconi, ci sono state poste anche altre sollecitazioni importanti, una quella sulle pensioni. Marcegaglia diceva oggi non può aiutarci un paese che magari va in pensione a 68 anni, non può aiutare un paese che ci va a 58. È uno scandalo parlare di questo, dell'innalzamento dell'età pensionabile. E poi altra cosa, si è parlato molto, anche talvolta a sproposito, di lotta all'evasione, sono state prese delle misure, saranno messi in galera coloro che evaderanno non so quanti, 3 milioni mi pare di insomma parliamo di patrimoni e di imprese un pochino su. Allora, le sollecitazioni sono due, pensioni e patrimoniale, una parolaccia, no? Perché la dice anche la Marcegaglia, quindi non lo è più. Assolutamente, il bilancio dello Stato è di 800 miliardi di euro ogni anno. Non so quanti di voi sanno che di questi 800 miliardi, 240 miliardi noi li destiniamo alle pensioni e alla previdenza, cioè quasi il 30%. Dopodiché ci lamentiamo in questo paese perché non ci sono politiche per i giovani, perché abbiamo il 30% di ragazzi disoccupati e non riusciamo a fare nessuna politica attiva per il lavoro. Noi sulle pensioni abbiamo fatto le cose orribili in questo paese negli ultimi 50 anni. Questo dobbiamo dirlo senza infingimenti e essendo un po' seri. Prima cosa, ho apprezzato molto la proposta del PD di eliminare il vitalizio dei consiglieri regionali. È una vergogna che con 5 anni si possa andare in pensione, è una vergogna che i parlamentari con 5 anni possano andare in pensione. Io devo lavorare 40 anni, come tanti di voi che stanno qua dentro. Primo, e la cosa che è ancora, la cosa che è ancora più vergognosa è che nella manovra, prima non l'ho detto, adesso datemi un secondo, non c'è stato un provvedimento che avrebbe avuto un grandissimo valore simbolico. Si continua a tassare i cittadini che pagano le tasse, era qualcosa anche sull'evasione. C'erano due o tre cosine timide che riguardavano il palazzo, non è passata una, neanche il cumulo tra il lavoro che uno fa fuori, l'indennità che prende da parlamentare. Però se noi vogliamo che questa comunità, che è ricca di tante cose, la comunità italiana, perché noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, non è la Francia e l'Italia, abbiamo tanta piccola impresa, turismo, agricoltura, noi non siamo un paese come la Spagna che ha fatto il suo sviluppo solo sull'edilizia. Però o ricostruiamo un rapporto, e questi gesti sono fondamentali. Quindi io ritengo che noi dobbiamo, sulle pensioni, dobbiamo per forza alzare l'età pensionabile, perché se continua così fra poco non le potremo pagare più le pensioni. Cioè, siccome qui stiamo quasi a uno che lavora e uno che sta in pensione, noi non le potremo pagare più. Allora, o c'è un approccio serio rispetto a questi problemi, d'accordo col sindacato, ci sediamo, discutiamo, ma o 40 anni o 65 anni minimo di contributo, se no non si regge. Due,
La lotta all'evasione, noi abbiamo fatto un accordo con gli studi di settore, almeno il mondo che rappresentiamo noi, che non è esente da sacche di evasione, perché ci sono anche nel nostro mondo sicuramente chi evade, però qui evade il dipendente pubblico che fa il secondo e il terzo lavoro, l'artigiano che si cancella e va a lavorare in nero. Noi dobbiamo creare le condizioni perché se uno ti viene a fare un lavoro a casa, ti prendi una fattura, te la scarica magari dalle tasse, può essere un buon deterrente. Però nel mondo dell'artigianato, chi sta dentro gli studi di settore e si è fatto un accordo con lo Stato, oggi versa una quota di tasse che è stabilita per legge. È un accordo che si può rivedere, naturalmente, ripeto, si può perseguire anche lì, però guardate, io sono stato una ventina d'anni fa negli Stati Uniti, vi faccio questo esempio perché mi colpì molto quando andai a trovare un amico mio che aveva una piccola impresa lì, ogni tanto lo racconto questo episodio. Aveva messo tiramisù, una società che si chiamava Tiramisù Limited, si era messa a fare il tiramisù. Lui mi disse una cosa, qui si paga il 30% di tasse, ma guai a fregare il fisco, mi scusino le signore, guai a fregare il fisco. Però si pagava il 30%, qui si paga il 43% come aliquota marginale, e soprattutto l'onere della prova non è in capo allo Stato, è in capo al contribuente. Quando viene l'agenzia delle entrate e ti chiede, ma tu che cosa hai? Hai una Porsche? Hai una barca? Qui siamo al porto turistico. Come fai a vivere con 20.000 euro l'anno? Sei tu che devi dimostrare che ci puoi vivere, non come in Italia che è lo Stato che deve dimostrare il contrario. Io vorrei nel modo più chiaro possibile dire che non credo che siamo più nella condizione in questo paese di parlare di questo o quel provvedimento che potrebbe essere preso se non affrontiamo una volta per tutte una situazione che è diventata nel corso degli anni insostenibile. Non c'è nessun paese paragonabile al nostro in cui il fisco gravi pressoché esclusivamente sul lavoro e sull'impresa regolare. Allora, qualunque altro argomento viene posto all'attenzione è insostenibile. Io non credo più alla lotta all'evasione fiscale. È stata fatta tante volte, ha portato alcuni risparmi, alcuni miliardi. La situazione è persino peggiorata. Addirittura ho letto oggi sul Foglio come argomento contro la patrimoniale, dire ma tanti ricchi che risultano sono pochi, ci dobbiamo rassegnare a questa situazione qui, io lo trovo assolutamente inaccettabile. Allora penso che siccome non è una cosa che è nata in un anno, due anni, ma una antica storia, no? Che questo è il primo punto su cui bisogna avere una strategia credibile. Il grande problema che c'è in questo paese è che davanti a una vicenda epocale come quella che stiamo affrontando non c'è nessuno, il governo per primo e il Napolitano escluso, che ha fatto un lavoro straordinario, che riesca a parlare agli italiani con l'autorevolezza di dire bisogna cambiare. Bisogna cambiare non soltanto fare una manovra diversa, bisogna fare una nuova Italia, perché questo è. Cambiare il sistema fiscale significa cambiare la ragione proprio di fondo del patto che c'è. Ignazio La Russa che si fa scappare, ma che facciamo? Passiamo i nostri per il sub? Cioè si può fare una manovra con questa logica davanti all'emergenza in cui siamo? Ma voglio dire anche ai colleghi sindaci, i piccoli comuni non si toccano. Io credo che sia ora che noi diciamo qual è un progetto anche sui livelli istituzionali e amministrativi credibile di profondo cambiamento. E le province non si toccano, le comuni non si toccano, ma si tocca solo il lavoro, non è più sostenibile. Allora ci vuole un grande disegno. Questo probabilmente ci starà anche per voglio immaginare, perché sono due grandi temi, un nuovo fisco e una nuova macchina. Dentro ci sono i costi della politica, però una risposta credibile su questo bisogna averla. Lo sconto fatto al 90° minuto della manovra, dopo l'allarme di Napolitano, in cui quei 4 risparmi fatti sul costo della politica sono stati rimangiati, è una cosa che manda in fiamme il cervello alla gente. Io voglio sottolineare questo, che mentre le crisi in genere hanno un effetto quasi di moderazione, si sa che non si può chiedere granché.
si sa, non ci sono aspettative economiche o d'altro, però proprio perché siamo in queste condizioni invece non è accettabile che ci sia chi si sottrae al fatto di fare la sua parte. Secondo me questo è l'elemento fondante. Noi siamo in grado di avere in Italia una svolta di questo tipo, che dica che non conviveremo più con una ingiustizia mostruosa di questa natura, o se no noi non siamo in grado di vederne fuori. Andremo verso una lotta di tutti contro tutti, sicuramente noi siamo la parte debole, però è questo, secondo me, la sfida è molto alta, non è la sfida della manovra da correggere, è veramente di cambiare testa da questo punto di vista. Ma io penso che il sistema fiscale italiano è inattendibile rispetto alla redditività o al reddito delle persone, pertanto vanno trovati correttivi. Ma io penso al fatto che nei momenti di crisi, e oggi viviamo una crisi drammatica, chi ha di più ha il dovere di contribuire per mantenere lo Stato e salvare e essere anche dalla parte di chi ne ha più bisogno. È impensabile pensare di tartassare ulteriormente coloro che prendono a malapena 1000 euro quando ci arrivano, o i tanti precari o i pensionati che arrivano a 500 euro al mese. Io il ruolo di sindaco è esercitato la prima volta nel 90 e ho l'abitudine di parlare quotidianamente con le persone, ricevo, come si diceva una volta, cerco il confronto. Mai come oggi, rispetto al passato, c'è stato un aumento esasperato di coloro che stanno in difficoltà, specialmente sotto l'aspetto sociale, perché i servizi sociali sempre di più vanno alla deriva. Allora io dico, io sono per la patrimoniale, io dico, quando una famiglia ha una casa, due case, tre case, anche quattro, il resto deve pagare nel modo, io dico, giusto, ma in modo sostanziale per garantire anche il risanamento. Sulle pensioni, innanzitutto penso che il sindacato in modo unito e unitario debba andare a una contrattazione, perché non credo, non voglio entrare nel merito delle vostre politiche, ma non credo che il confronto con il governo o con la Confindustria possa avvenire con un sindacato frazionato che pertanto si indebolisce. Non dobbiamo difendere a priori le posizioni, ci mancherebbe. Tanto oramai penso forse nemmeno il 10% della forza lavoro riesce a trovare un'occupazione prima di 25 anni, pertanto questi 65 ormai è un tabù che può essere facilmente superato, perché il laureato prima di 30 anni non riesce a entrare nel mondo del lavoro. Ma però anche bisogna riflettere e affrontare, non crede che tutti possono lavorare fino a 65 anni. Io sfido chi fa il muratore ad andare ancora al settimo, all'ottavo piano, fino a... cioè in modo del metodo vanno riviste, anche perché occorre una contrattazione vera, un confronto per arrivare. Però penso che vada affrontato senza demagogia, anche perché oramai penso che non ci possiamo più di permetterci di vivere nel lusso. Stesso argomento, ti completiamo il giro. Ma la domanda patrimoniale pensioni chiama in causa l'argomento, diciamo, di completamento del ragionamento che avevo iniziato, cioè era possibile, è possibile fare un intervento corposo, efficace, diverso da quello che è stato fatto dal governo? Questo mi sembra che sia il quesito fondamentale al quale noi abbiamo tentato di dare una risposta, a mio modo di vedere, riuscendoci, in termini propositivi ovviamente, poi i numeri sono i numeri, e pur dovendo essere sintetico provo a dire i punti fondamentali. Allora, è stato detto due terzi di maggiore entrata e un terzo di riduzione della spesa, questa proporzione bisognava quantomeno invertirla. Come? Perché la pressione fiscale è insostenibile, con il governo del meno tasse per tutti raggiungeremo il record storico della pressione fiscale, più tasse per tutti, questa è una delle conseguenze di questi anni. Ora, si poteva fare diversamente, certo che si poteva fare diversamente, sia sul lato delle entrate, sia sul lato della riduzione della spesa. Inizio dal lato delle entrate. Noi abbiamo fatto 3-4 proposte su questo. Uno, un'imposta straordinaria sui capitali scudati. Ci hanno detto non si può fare la Costituzione, ma quale Costituzione? Se tu fai una legge che dice che chi detiene un patrimonio mobiliare, denaro,
già regolarizzato per questo fatto della detenzione di quel bene deve pagare un'imposta straordinaria in un momento eccezionale, avendo pagato il 5% al posto del 43% che pagano i cittadini normali, non c'è niente di incostituzionale, no. Secondo, patrimoniale, prima della patrimoniale, evasione fiscale, come si, Roberto Campi dice io non ci credo più, capisco, come si fa la lotta all'evasione? Si sa. E sapete perché si sa? Perché a me non sta simpatico, ve lo dico con molta chiarezza, ma Visco non mi sta simpatico, perché lo faceva con quell'aria truce, diciamo. L'aveva cominciato a fare seriamente la lotta all'evasione fiscale e l'ha pagato, e l'abbiamo pagato con milioni di voti. La tracciabilità che noi abbiamo riproposto, persino Confindustria, i sindacati, Rete Impresa Italia hanno detto che bisognava far scendere a 500 euro. La tracciabilità significa che paghi con la carta di credito tutto tranne ciò che sta sotto 500 euro. Potrei l'indicare sulla dichiarazione dei redditi una cosa semplice, il patrimonio, se c'hai l'auto di lusso, per vedere se sto patrimonio più o meno può essere giustificato dal reddito che hai dichiarato. Cose semplici. Potrei fare un elenco di 15 strumenti efficaci per fare la lotta all'evasione fiscale. Patrimoniale. Noi ci riuniamo ogni tanto, i gruppi, il partito, eccetera. Fino all'anno scorso, due anni, quando c'era il governo dell'Unione, di patrimoniale parlava solo la sinistra radicale. Se avessimo parlato di patrimoniale, quella coalizione, già molto precaria, sarebbe esplosa. Fino a un anno fa, sei mesi fa, noi ci riuniamo, i gruppi, eccetera. Una persona, dicevo, io lo voglio dare atto qui a casa nostra, diciamo, di tutti, diceva in tempi non sospetti che bisognava farla patrimoniale, lo devo dire per onestà, che era Franco Marini, diceva prima o poi là si va a finire. Visto da sinistra, diciamo, del Partito Democratico, appariva un po' curioso, perché ma come Marini è il sostenitore della patrimoniale. Ma a me ha meravigliato tantissimo, durante le audizioni per la manovra, dire non al sindacato, che lo dice da parecchio tempo, ma anche qui a Confindustria, a Rete Impresa Italia, dire è arrivato il momento della patrimoniale. Ma perché è arrivato il momento della patrimoniale? Perché il tema è quello che avete detto voi, sia Graziano Di Costanzo che Roberto Campo, cioè dentro questo sistema fiscale iniquo bisogna trasferire il peso del fisco dal lavoro, dall'impresa, a che cosa? A qualche parte lo devi trasferire, alla lotta all'evasione, al patrimonio. Non c'è un'altra via. Ecco perché oggi non solo nessuno più si scandalizza della patrimoniale, che noi peraltro abbiamo proposto con un regolare emendamento votato, ma viene invocata dai più come uno dei modi, attenzione a non affidare a una risposta la risoluzione dell'enorme problema che abbiamo. Le risposte devono essere molteplici, e uno degli elementi che può rafforzare la manovra sui conti pubblici e rendere più equo il sistema fiscale. Rapidissimamente, dal lato della spesa, ma non è che non si può ridurre la spesa senza fare la finta lotta agli sprechi dei piccoli comuni, che è stato un pasticcio, adesso io non ho il tempo, vi racconterei, spero prima o poi, che qual è il modo attraverso il quale ci si approccia a queste problematiche, un modo superficiale, approssimativo. Peraltro io sono convinto che prima o poi quella misura sarà prorogata per la semplice ragione che è inattuabile, è di una difficoltà enorme, di un'incompletezza, incongruenza, perché è stata scritta in una notte da un tecnico del Ministero dell'Economia, e qualunque confronto sul tema è stato rigettato, rifiutato. Ma ancora di queste cose volete parlare, dei piccoli comuni? Si può fare la riduzione della spesa? Meglio, certo che si può fare. Noi lo abbiamo compreso i costi della politica, noi l'abbiamo proposto, guardate che non parliamo di cose ipotetiche, parliamo di cose scritte, studiate, valutate anche dai tecnici, che sono state sottoposte a votazione a luglio e ad agosto e che costituivano parte integrante della nostra cosiddetta contromanovra. Primo, la riduzione, se ridurre 3 euro, 2, va nello Stato centrale. Si può fare qualcosa? Certo che si può fare.
Vi faccio tre esempi per titoli, perché non ho il tempo, tra le cose che sosteniamo noi. Gli uffici periferici dello Stato. Voi sapete, in tempo di federalismo, che esistono 6 uffici periferici del governo, periferici in ciascuna provincia. La prefettura, il tesoro, la motorizzazione, eccetera, eccetera. No, uno. Ma è possibile che il cittadino italiano possa dire io vado alla prefettura, perché è quello l'ufficio più, per tutto ciò che riguarda lo Stato centrale? Quanti dirigenti, uffici, sedi, cioè quello è il risparmio vero. Secondo, 3 istituti di previdenza pubblico in Italia, IPSIDAP, IPOSP. Uno, quante strutture, dirigenti, organici, efficientamento della spesa anche previdenziale, eccetera, eccetera, si può. Quelli sono risparmi veri, corposi, certo da acquisire nel tempo. Terzo, 3 agenzie fiscali in Italia, agenzie di entrata, agenzie, ufficio, agenzie del territorio, agenzie delle gare. Una agenzia fiscale, una. Per tutto ciò che riguarda il fisco ci si rivolge a una parte, cioè, e non voglio farla lunga, se si vuole fare la riduzione selettiva della spesa pubblica, occorre intervenire sui meccanismi che generano la spesa pubblica. Non si può dire, non si può fare ciò che ha fatto il governo in questi 3 anni, obiettivo riduco 6 miliardi, 10 miliardi, a consuntivo quei miliardi non ci sono, cioè la spesa aumenta, perché non modifichi ciò che determina la spesa pubblica. Cioè occorrono riforme incisive, coste della politica, almeno qui, ma non solo qui, dovremmo dire, non siamo tutti uguali. Io non possiamo accettare una generalizzazione. Quella vicenda di quell'intervento a cui tu ti riferivi, dalla Commissione Bilancio è uscita integra quella norma e agli atti. Il governo nottetempo l'ha modificata, poi potremmo discutere se quella norma è quello che ci voleva o no, ma comunque era un intervento, a parte il fatto che è rimasto in parte. Ma non è quello che mi interessa dire che noi abbiamo sottoposto a votazione 5 proposte sui costi della politica, veri, non sui piccoli comuni o sul patto di stabilità. Uno, allineamento dal 1 gennaio 2012 della retribuzione dei parlamentari allo standard europeo. Il governo l'ha previsto per la prossima legislatura. Secondo, la riduzione del numero parlamentare, occorre la modifica della Costituzione e tutti siamo d'accordo. Le province, occorre la modifica della Costituzione e tutti siamo d'accordo. Il vitalizio, c'è una proposta del Partito Democratico in Parlamento che è stata votata, che dice togliamo il vitalizio come oggi, trasformandolo con il metodo contributivo, esattamente quello che tu dicevi. C'è una proposta presentata e votata. Sapete qual è stato il risultato della votazione in commissione? 13 a 12, 13 la maggioranza, 12 l'opposizione. Non è possibile continuare a dire che non si propone nulla su questa materia, perché si propone, perché è arrivato il tempo di modificare un meccanismo che non la reggiamo più, non la regge più il sistema, che aveva una qualche giustificazione, ma non è il tempo per trattarlo questo, che aveva un qualche fondamento, poi si è ampliato eccessivamente. Terzo, riduzione a una società al massimo per ogni comune delle società di erogazione dei servizi, le multi-utilities. Sarebbero state chiuse 6.000 società in Italia con relativi consigli di amministrazione. Proposta presentata. Quarto, totale incompatibilità della carica di governo parlamentare, consigliere regionale con l'esercizio di altre funzioni pubbliche e di altre attività private e altre cose che non vi sto a dire. Non è che non è stata fatta una controproposta per rendere più equa, più sostenibile, più credibile, e non sto a dire il pacchetto delle misure sulla crescita che noi abbiamo insistentemente proposto a partire dalla liberalizzazione. Cioè, siccome, e concludo, tutte le parti sociali, io mi sono meravigliato, l'ho detto sia nelle discussioni nostre sia nella discussione in commissione e in aula, non si è mai verificato una pressoché coincidenza
di proposte complessivamente prese tra tutte le parti sociali e l'opposizione parlamentare. Io questo lo devo dire, ma non perché c'è stato un appiattimento degli uni nei confronti degli altri, perché vi è una lettura obiettiva della realtà. Facile la lettura, sì, difficile la soluzione, sì, ma questo è, se vogliamo mettere mano a questo problema in termini seri, ivi compresa il problema del debito, perché queste manovre affrontano il problema del deficit, che certo porterà un beneficio sul debito, ma non hanno affrontato il problema della riduzione una tantum e comunque programmata in termini accelerati del debito, che richiede soluzioni straordinarie, che non ho il tempo qui di trattare, ovviamente. Ecco perché noi la battaglia l'abbiamo fatto, questa manovra non ci piace, era possibile fare un'altra, credo, nel futuro farne un'altra più equa, correggendo quella che per fortuna avrà efficacia in larga parte nel 2012 e nel 2013, quando, lasciatemi fare una previsione, questo governo non ci sarà più. Grazie. Io volevo soltanto dire una considerazione, perché sarò breve in quanto sono già le 8, le 20 e un quarto e Castricone, visto che chiedevano l'orario, quindi dobbiamo fare in fretta. Rispetto alla vicenda dei costi o comunque della necessità di rendere ancora più utile le riforme per far ripartire l'Italia, dal punto di vista degli enti locali, qualche tempo fa si è deciso di chiudere le comunità montane e si è fatto. Poi si decide i comuni e si è fatto nel modo in cui sappiamo. Poi si è deciso le province e si è fatto altrettanto, adesso bisogna vedere però con provvedimento costituzionale cosa accadrà. Oggi la Marcegaglia dice, ce lo dice ieri, oggi sappiamo che dice, che bisogna fare delle riforme utili per far ripartire l'Italia. Io mi chiedo, da sindaco di un piccolo paese che tiene anche contatti con quei piccoli imprenditori locali che scelgono anche di investire nelle aree interne perché c'è la vocazione turistica necessaria, quali risposte ne potremmo dare? Questo non è un governo a cui gli italiani possono ancora credere. Noi siamo straconvinti come comuni italiani che non ci troviamo di fronte a una manovra finanziaria che stia lì a produrre risultati positivi. Non c'è di fatto il tanto auspicato rilancio dello sviluppo socio-economico di cui a Roma qualche giorno fa si è parlato anche per l'Abruzzo. Non ci crediamo più, non abbiamo fiducia. Lo diceva bene l'altra sera qui Marraniero, quando diceva ci manca la classe dirigente all'altezza, ci manca anche le professionalità adeguate, perché i giovani, sapendo che non hanno più la possibilità di trovare un posto di lavoro, non investono più nella crescita anche dal punto di vista professionale, sono sfiduciati. E noi su questo ci dobbiamo interrogare, dove vogliamo andare? Perché la vicenda di Berlusconi in Italia è diventata oramai nota a tutti tranne gli italiani. Questa è la verità di fondo su cui non dobbiamo far ripartire un'analisi, a mio giudizio, a giudizio di tanti come me che svolgono funzioni minori ma strategiche nel raccordo delle istituzioni italiane, un'idea nuova dell'Italia che possa essere anche quella del ripartire anche lo sviluppo economico, a cui tutti quanti crediamo senza scimmiottare assolutamente i provvedimenti utili che possono essere messi in campo. Io credo questo, sono fiducioso e sono convinto che ce la possiamo fare. Dobbiamo essere un pochettino più attenti alle manovre che si propongono e soprattutto essere all'altezza dei tempi, perché su questo credo che non ci siamo ancora. Io sono telegrafica perché sono perfettamente in sintonia con la linea del senatore Legnini, perché quella è la linea del Partito Democratico. Noi ci stiamo ragionando da tempo e stiamo proponendo appunto tutte le i metodi e i mezzi che ci vogliono sia per combattere l'evasione fiscale e sia per migliorare il problema delle pensioni. Certo, voglio dire che sul delicatissimo tema delle pensioni il governo ha avuto molta approssimazione inventiva, il governo, i suoi ministri, i vari partiti e anche le correnti dentro i partiti. E addirittura, se ricordiamo bene,
Bossi ha tuonato contro le pensioni e in quel momento si sono fermati. Poi però si sono inventati la cervellotica soluzione di azzerare i contributi figurativi, che sono la laurea, il riscatto degli anni di laurea e il servizio militare, a scapito di quei poveretti, diciamo così, tra virgolette, che invece avevano investito tanto, avevano fatto sacrifici e avevano subito salassi economici per poter arrivare a quella soluzione. Quindi noi continuiamo a lottare perché ci sia l'evasione fiscale. Io sono un medico di famiglia, a me arriva il tabulato e le tasse io le pago secondo il tabulato e non posso scappare. Ci sono metodi e mezzi per poter controllare i redditi di ciascuno. E per quanto riguarda le pensioni, appunto, io sono un medico di famiglia, la gente si aspettava qualcosina di più, non che il governo, che aveva detto non mettiamo le mani in tasca agli italiani, invece in questo momento ce le mette. Io vorrei fare un telegrafico, così poi diamo la parola al senatore Marini, ma veramente dovreste rispondere con un sì o con un no. Mettiamola così, è una piccola curiosità. 2013, lasciamo da parte la fine del mondo, perché tanto era questo, forse intendevano questo, e mai. 2013, il nostro traguardo, diciamo così, o meglio, il traguardo che viene così sbandierato in qualche modo dal governo, ce la farà l'Italia nel 2013 a venire fuori da questa situazione, sì o no? Io penso di sì. Sì, per forza. No, mi auguro di sì, ma io sono convinto che avremo ancora un percorso molto duro. Sì, sarà l'inizio della ripresa, perché questo governo non ci sarà più. Io dico una cosa, mi attiene i piccoli, senza i piccoli comuni non si va da nessuna parte, quindi, però siamo fiduciosi che possa ripartire. Bersani dice che ogni giorno di permanenza in più del premier Berlusconi purtroppo è un danno ogni giorno in più per il paese. 2013, noi speriamo che l'Italia regga, speriamo di arrivare in tempo, speriamo che, come dice Giovanni, ci saremo noi e ci sarà la ripresa. Benissimo, allora, posto che ce la faremo, e a questo punto bisognerà farcela senza Berlusconi, se no ci facciamo una pessima figura, perché insomma, se ce la facciamo con Berlusconi vuol dire che andava bene così. Quindi posto questo, io prima di dare la parola per le conclusioni a Franco Marini, mi viene chiesto di ricordare, di annunciare che dopo la conclusione del nostro incontro ci sarà uno spettacolo, un corto teatrale, È nato un fiore sulla Maiella, sulla vicenda della Brigata Maiella, uno spettacolo all'altezza di quella straordinaria epoca umana e storica. Dunque si parlerà di Maiella e di Brigata dopo di noi. Noi però adesso accogliamo il senatore Marini, prego. Insomma, la chiacchierata che abbiamo fatto, adesso sicuramente avrà qualcosa da aggiungere. Vediamo se riesco a mettere questo. Ma diciamo così, dopo aver ascoltato il dibattito,
non parlerei di conclusioni perché vi deluderei, perché qui ci sarebbe da tirare le somme, un po' l'hanno fatto con le ultime battute, insomma, perché è una questione anche politica. Io, avendo ascoltato il dibattito, vorrei centrare alcuni punti, contribuendo alla sintesi di quello che ho ascoltato finora, partendo dalla situazione economica. La manovra, così come è andata avanti, è stata molto contraddittoria. Io voglio dire a tutti voi che siete qui, militanti del partito o simpatizzanti del partito, che insomma ha fatto bene, ci ha insistito Legnini nel dire: noi dovremmo arrivare prima o poi, quando parliamo di politica, a distinguere, perché insomma nel nostro paese c'è una maggioranza e c'è un'opposizione. Qualcuno mi dice: quanto durate? Beh, intanto bisognerebbe chiedere agli italiani che hanno votato nel 2008, hanno fatto una scelta. Quindi ci sono responsabilità di tutti, delle scelte bisogna farle tutti assieme, ma questa elementare capacità di distinguere, a me insomma mi pare un passaggio obbligato se vogliamo ragionare seriamente. Io mi fermo prima su due o tre cose della parte economica. La manovra difficilmente basterà, e questo è un fatto negativo, io mi rendo conto che sarà difficile per qualsiasi governo, in particolare per questo, venire a riproporre un'altra aggiunta a queste decisioni che sono state prese con molte incertezze. E i dati della nostra difficoltà economica quali sono? Per venire poi a due riflessioni, una sociale, di coesione sociale, e l'altra politica, che mi interessano molto, è la linea del partito. Le nostre difficoltà sono innanzitutto, la prima è che noi spendiamo troppo rispetto alle risorse che lo sviluppo del paese ci dà. Questo è un discorso chiaro. Spendiamo troppo, è stato già ricordato nel dibattito che c'è stato. E quindi rispetto alla spesa pubblica, naturalmente quando parlo di spesa pubblica con questo obiettivo parlo di spesa pubblica corrente, perché dall'altra parte per gli investimenti c'è un guaio, che un debito dello Stato del 120% del prodotto interno lordo, della ricchezza prodotta in un anno, richiede per il suo finanziamento uno sforzo indispensabile, altrimenti saltano i conti dello Stato, scappano gli investitori, metà, ricordava lei, circa la metà, un po' meno, cioè stanno in mano agli investitori esteri, e il 55 sta in mano largamente alle banche italiane. Se saltiamo, se salta la capacità di pagare il costo del debito anche alle banche, gli investitori esteri scappano prima, come stanno scappando in parte, quando vedono una difficoltà, è naturale. I grandi fondi, non gli speculatori, ma gli speculatori pesano, non sono determinanti in assoluto. I grandi fondi, dinanzi alle difficoltà italiane e innanzitutto alle difficoltà politiche italiane, vengono prima, e qui facciamo finta, il governo fa finta di niente. Questa è l'ultima riflessione che voglio fare, ma ci tornerò. I grandi fondi, se scappano prima, e poi abbiamo le banche nostre che non possono scappare e che pagano prezzi elevatissimi, questo è un problema. È facile tagliare la spesa? No, per nessuno, a nessuna parte al mondo. Questi non ci hanno nemmeno provato. Io non voglio andare lontanissimo, pigliamo gli ultimi 10 anni, hanno governato per 8 anni loro, con una maggioranza che, se io da Presidente del Senato senza maggioranza, anzi sulla carta uno, cado dal letto se penso a quanta maggioranza hanno loro, quanti sono, 50 senatori in più. Quando io dissi a Casini, incaricato di fare il governo, dico: guarda, tu c'hai 20 senatori, Berlusconi, che è Berlusconi, quindi è capace, usa tutti i mezzi
è spregiudicata nelle consultazioni, che poi alla fine io consultai solo lui, con gli altri ho fatto finta, tanto è vero che strinsi subito, che non c'era spazio. Dieci li difendi dall'attacco di Berlusconi, si offese, mi dice, come dieci? Io quasi tu. Dico, vabbè, io ho l'incarico di fare il governo, 10 li difendi. Tu dormi tranquillo che non ci butta più per tutta la durata della legislatura, nemmeno il Padre Eterno, perché io ho retto senza maggioranza 2 anni e poi alla fine è vero che i guai ce l'ha creati l'estrema sinistra con posizioni razionali, e io ricordo alcuni nomi, non li voglio fare, ma se no me li faccio, è vero che però poi il voto alla fine lo fece mancare Mastella e Dini. Perché loro dicono quello, ma Mastella e Dini hanno trovato lo spazio politico per far mancare i voti al governo Prodi proprio per i comportamenti dell'estrema sinistra nostra, che rendeva incredibile l'azione del governo. E io ricordo tanti episodi. Allora, noi, parlo a Scioppa, in quei 2 anni, innanzitutto io lo dico sommessamente, furono i 2 anni. 2006-2007, in cui il PIL italiano crebbe di più di tutti i 10 anni, l'1,5%, quasi vicino alla 2 di media dei paesi europei, poi siamo andati sotto l'1, il 2,09 eccetera, e il debito in quei 2 anni con quella gestione diminuì di 4-5 punti, poi è risalito. Questi sono dati. Quando qualcuno dell'attuale maggioranza viene a dire ma questo debito viene da lontano, quando dice viene da lontano vuol dire che viene dai democristiani e dai comunisti, un po' è vero, un po' è vero, perché la spesa pubblica negli anni 70, primi anni 80 galoppò, da una parte richieste e dall'altra non c'era più la forza di resistere, e questo è vero, però hanno delle responsabilità loro nei 10 anni in cui hanno governato, che non hanno fatto niente. Però lì bisogna intervenire, ed è duro intervenire, e si può intervenire, e non ci hanno provato ad intervenire, non sono stati capaci. Qui però entra un problema che è stato affrontato nel dibattito, e lo dico a campo, guardando campo, questa faccenda delle pensioni, con l'occhio anche ai giovani che quando avranno, se avranno, una vita lavorativa normale, certamente non possono pensare di avvicinarsi all'80% dell'ultimo tipo. Abbiamo già fatto la riforma con il contributivo. Potranno andare al 60% quando, se sono con una vita retributiva robusta e una vita lavorativa robusta, al 60%, non all'80%. E quindi già è un problema. Ma io oggi sostengo una tesi. Dentro il mio partito ogni tanto io gli appongo una questione, una volta l'ha detto Legnini, mi capitò alla manifestazione, alla grande convenzione nazionale sul lavoro che abbiamo fatto un mese e mezzo fa a Genova noi, io parlando lì, insomma alla fine ritirai fuori la patrimoniale, perché sono convinto, ve lo dirò ma in un minuto, non... Scoppiò un applauso molto forte di tutta questa grande assemblea nazionale. Io guardai il nostro responsabile per l'economia, che mi guardò un po', perché ma lui non era convinto di questo. Io vidi pure la faccia, altre facce nostre che stavano lì, e dissi: guarda, però io non voglio, io so, all'età mia sono diventato disciplinato, non voglio creare problemi al partito, l'ho detto a titolo personale, ma pensateci, non è, lo so che non è proprio la linea del partito, allora non era, ora è maturato. Questa era una cosa. Ora campo, io devono chiamare i sindacati per parlare di questo, è sacrosanto, ma le pensioni d'anzianità oggi, le pensioni d'anzianità avevano, puoi andare con 35 anni di contributo anche molto presto, aveva un senso quando cresceva la nostra occupazione in maniera straordinaria, lo sviluppo industriale degli anni 60 dava la piena occupazione, dava bilanci positivo, consentiva anche questa valvola di equilibrio. Oggi
proprio l'istituto della pensione di anzianità, secondo me ha scarso senso. Ormai si va tutti, sarebbe bene andare tutti con la pensione di vecchiaia, fermi, che questa era una cosa che nella mia proposta delle pensioni nel 92, quando ero ministro del lavoro, che mi bocciarono e non andò avanti. I lavori usuranti, qualcuno di voi l'ha detto, quella deve essere una cosa seria. Io mi ricordo una riunione che feci sui lavori usuranti, mi incazzai con una bella perché mi vennero a dire ci saranno qua dentro, poi si arrabbierà qualcuno. Anche gli insegnanti sono la categoria da rispettare di più per la funzione che svolgono, da trattare bene, però rispetto al metalmeccanico ha una catena di montaggio straordinaria, rispetto al lavoratore dell'edilizia, come qualcuno ha detto stasera, quelli sono i lavori usuranti. È un po' difficile. Allora, con l'occhio ai lavori usuranti, però noi dobbiamo pensare di andare al superamento di questo strumento. Perché sarebbe una risposta seria, accanto alle cose che non servono, io poi me ne dirò una. E anche l'età pensionabile, e insomma in qualche modo l'equiparazione uomo-donna è nelle cose, è nella storia, è nel rapporto periodo di vita, periodo di riposo e poi durata della vita media. C'è, quindi lì, d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori, insomma uno spazio serio, perché quello non solo, non è una spesa da buttare, da tagliare comunque, dove ci sono settori che si possa fare, però lì qualcosa bisogna inventarsi in maniera costruttiva, con dei punti di difesa di alcune situazioni, come uno ha ricordato, insomma, e lì questo spazio c'è. Poi noi abbiamo questo enorme problema della crescita inferiore anche quest'anno, non l'1, adesso siamo allo 0,7 secondo le previsioni di tutti, mentre gli altri staranno al 2% in Europa. Lo spazio qui io lo vedo ora, ahimè, inesistente nell'immediato, perché è la nostra domanda interna che cala. La domanda interna, oltre alle esportazioni, ma le esportazioni saranno il 20%, il 25% rispetto alla produzione stimolata dalla domanda interna, che è il 70-80%. Quindi vanno bene, sono bravi, no? Siete bravi, perché tenete i mercati anche con aziende piccole, con una grande fantasia e iniziativa, però copre uno spicchio. L'attività produttiva, l'ossigeno alle imprese industriali in particolare, viene dalla domanda interna, dalla capacità di spesa delle famiglie che si è asciugata. E allora la crescita può ridare a queste, e non possiamo pensare di ottenere risultati in un anno, ma bisogna partire a fare qualcosa, uno straccio di politica industriale e intervenire sul debito. Io personalmente l'attacco più grave che faccio anche a Tremonti e a questo governo è che il Moloch, il rischio